One more. Finish strong. Good work today. P1. Ciao a tutti ragazzi, per chi si è già collegato magari in live, la ritrasmetteremo su YouTube. Allora, sto provando Forza Motorsport nuovo su Xbox Serie X. Spero vi possa piacere, se le prime gare, vabbè, avevo già Forza Motorsport, sono disponibile su Game Pass, come tutti sanno, però ovviamente il negozio che ha comprato. Il titolo, allora, secondo me, le impressioni non è che porta delle grossissime novità. Perché la Serie X può attivare il ray tracing, quindi sulla carrozzeria avrete riflessi luminosi, ecco, qualche piccola sbandata in retina che avete visto nel replay, e vabbè, chiaramente effetti acqua come
ad esempio in questa gara sta piovendo, vi vedete goccioline che perdono la luce tutto sul cofano. E vabbè, io dico che non c'è stato un grandissimo passo avanti, mi sarei aspettato qualcosina in più, certo c'è più dettaglio all'esterno per quanto riguarda la vegetazione, le piante che ho visto anche in una gara precedente che non hanno smesso, per quanto riguarda le case, le abitazioni circostanti la pista. E altra cosa che mi sono aspettato di trovare all'inizio, magari poi proseguendo nel gioco ci saranno qualche macchina nuova, che adesso è la prima cosa che mi viene in mente. Ho visto un Audi RS3 che c'è qui, sta volendo con me, comunque ancora modello due serie precedenti rispetto a quelle che attualmente in vendita, e vedremo un po' i marchi premium, classici, BMW piuttosto che Mercedes cosa sarà disponibile nel gioco, e tutti gli altri brand chiaramente automobilistici. Allora fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti ragazzi, se vi piace il gioco, se ci avete già giocato, e mi raccomando, come dico sempre, iscrivetevi al canale, avete visto che ho dato davanti, si sono bloccate le ruote, fantastico, il replay, allora stiamo guardando il replay, mi sembra bello, io valuto tutto, come chi mi segue lo sa, ho tutte le console, ho anche la PlayStation 5, quindi vabbè. Posso fare un raffronto, devo dire che funziona, si muove molto bene. Dal punto di vista della guidabilità, ho visto molte critiche online, io devo dire che per il momento, se non passando di macchine, mi sono trovato abbastanza, mi dà abbastanza l'idea della velocità mentre si va. E questa è una cosa positiva, perché comunque non in tutti i giochi abbiamo questa cosa, e dove non c'è si percepisce, insomma, sai guidare e non sei soltanto uno che ama i giochi di guida e basta. Cioè, insomma, sai portare la macchina magari in situazioni non esclusivamente tranquille, diciamo così, nel pieno chiaramente rispetto del codice della strada, ragazzi, perché mi raccomando, è un gioco e fuori queste cose non si possono fare. E niente, altre cose posso dirvi. Allora, dunque, abbiamo c'è aperto penso il Discord, lo vuole, adesso andiamo di attivarlo magari, che così vi Discord, esatto, ok, ho aperto il canale Discord ragazzi, così almeno potete vedere anche di lì magari la gara. E allora adesso stiamo arrivando, come vedete, allora, sta piovendo, effetto pioggia, quando mi sembra male, anche dietro la macchina mi sembra sia abbastanza colato dietro le ruote, fanali, luminosità e tutto il resto ci siamo. Ditemi voi quali sono poi le vostre idee. Allora, dunque, vediamo un po' adesso di avanti e usciamo magari dal replay, visto un po' di cose, tanto tutti mi sguardano un po', magari un po' vicino, un po' lontano, niente, mi fa il replay. Dai, direi di riprendere un attimino la gara. Allora, adesso vi faccio vedere, andiamo su continua, perché vabbè, questa l'abbiamo appena finita. Allora, nelle cose che vi dà il gioco, ogni volta che vincete, comunque fate una gara, andate avanti, ci sono da fare, almeno in questa fase qui che sto vedendo io all'inizio, tre giri di prova sul circuito, dopo vi fa fare la gara insieme agli altri. Io ho Xbox Live e il Game Pass Premium Ultimate, quindi vabbè, mi trovo il gioco disponibile, ma all'infuori di ciò cosa volevo dirvi? Allora, torniamo, mi sono perso nel discorso, scusate, torniamo a noi. Allora, praticamente quando finite la gara vi vengono dati dei punti, possiamo quindi migliorare la macchina se volete portare dei punti, è un gioco, siete liberi. Ad esempio, visto che andando su prestazioni, senza stare ad impazzire, se fate potenziamento rapido, quindi io adesso premo X, guardate, mi fa il calcolo dei potenziamenti in automatico il gioco, e quello che potete vedere sulla destra, uso i vostri crediti che avete guadagnato, che sono praticamente i crediti, sono i soldi che vi danno, no? E col potenziamento automatico vedete che sulla destra, a sinistra è la macchina attuale, a destra la novità in verde vi fa vedere i miglioramenti, anche se piccoli. Comunque passiamo da un IP della macchina 492 a 508, quindi io lo sto facendo ad ogni gara, ho appena iniziato oggi, e vediamo un po'. Poi schiaccio B, chiudi i potenziamenti.
e poi vado su continua, ragazzi, e andiamo un attimino a vedere la prossima gara, circuito stradale, eccolo qua. Homestead, non lo so, vediamo un po', dovrebbe essere, esatto, Miami Speedway, ragazzi, si va in America. Miami, bellissimo posto che io non ho ancora visitato, ma spero prima o poi di andare. Allora, vediamo un attimino, ragazzi, che siamo arrivati qua. Ecco, come vi ho spiegato prima, vedete quello che succede quando si inizia un nuovo percorso. Il gioco vi propone, insomma, all'inizio, le prime partite sicuramente così, di fare tre giri di prova. Quindi ci lanciano sulle piste, poi si parte subito in diretta, ragazzi. Eccolo qua. Allora, io uso sempre, mi dà molto l'effetto della strada, la visuale, perché ci sono diversi visuali. Poi qua chiaramente, ragazzi, dipende anche un attimino da voi quello che preferite, siete maggiormente abituati, o anche quello che trovate meglio. Fatemi sapere nei commenti, mi raccomando, ragazzi, se vi piace il gioco, se l'avete già provato, se avete intenzione di comprarlo, se avete curiosità o altro. Ecco, allora, nelle parti di gioco, vedete questa parte sotto verde che è uscita, praticamente ci sono dei punti del circuito dove vi vengono controllati i punti, e se riuscite, vedete, il trend verde, a rimanere sotto i tempi base o comunque migliorarli dopo già dal secondo giro, vengono assegnati di più, che poi sono i crediti, come ho detto prima, corrispondono un po' al soldo. Allora, eccoci qua, 28 secondi, il primo intermedio, e voi vedete quello che vi spiegavo prima, questo qui non ha adesso due edizioni fa, nemmeno l'edizione precedente, ormai si perché l'Audi la 3 è uscito modello dopo ormai qualche anno, e dico mannaggia, mi sarei aspettato di trovare qua l'Audi RS3 nuova, ma non so come mai, è un gioco nuovo e cosa facciamo? Mettiamo le cose vecchie. La gente va a comprare, chi la compra spende i soldi, trova le cose vecchie, dice che fortuna, un gioco nuovo, macchine vecchie. Speriamo sia solo per i primi giri, un po' che facciamo una pesce, però insomma, un gioco nuovo, macchine vecchie, insomma, qualcosina mi preoccupa, ragazzi. Secondo intermedio, vedete in basso in verde, ecco, sono rimasto sotto di qualche centesimo, avete visto la segnata? Sono stato superato per voi, non ho massimo della concentrazione che potrei avere nel giocare da solo. No, vabbè, sto facendo una live anche per farvi vedere un attimo il gioco. Si è sentito parecchio parlare di Forza Motorsport perché ha avuto, non so, Game Pass, ma l'ha acquistato. Chiaramente ha avuto possibilità di giocare 4 giorni prima rispetto alla data di rilascio su Game Pass. Comunque, da stanotte a mezzanotte, quindi già da oggi, stamattina, stanotte, quando avete iniziato a fare le prime partite, se avete Game Pass lo trovate gratuitamente, ragazzi, su Xbox. Quindi approfittate di questa cosa, perché sicuramente finché ci sono questi giochi qui AAA disponibili gratuitamente, ragazzi, ne vale assolutamente la pena di provare. Poi, per il discorso, se vi interessa, io quello versione precedente, quando era finita, ho comprato il gioco anche edizione fisico, quindi su Blu-ray, perché vabbè, per collezione, ma anche perché poi scadono le licenze, purtroppo, questi giochi qui, e quindi quando scadono le licenze poi sento che basta, che volete un po', e poi vabbè, ragazzi, volete mettere, trovarvi le macchine vecchie e un gioco nuovo, non è da tutti, e quindi sicuramente correte a comprare. Dai, la cavolata ve l'ho detta, strapazziamo, speriamo nell'aggiornamento, speriamo che insomma fare un po' di macchine nuove, che ci sia parte altri automobili recenti. Io lo spero ovviamente, vorrei provare qualche macchina che vediamo per strada, che vediamo anche un po' delle supercar cosa avranno messo, solite notte, ma vediamo cosa sarà di livello gioco poi prendo. Passiamo via, ci finiamo sulla destra e con la scia giù, gas, manetta, su rettilineo, leggermente andare un po' per fare una curva qua. Allora, quello che ho detto prima, stiamo facendo il giro di prova, ragazzi, perché come vi spiego prima, chi magari manda avanti e salta un pezzo l'altro, quando entrate su un circuito nuovo, perlomeno se voi iniziate a giocare oggi, e
partite, quando entriamo in una pista nuova, prima ci sono da fare giri. Però vedete che a sinistra segna due cose, come che servono per dare un credito, parlavo prima, c'è il bonus se si sta sotto il tempo base del circuito, era completato l'edicola spuntata blu, e poi ci sono i tre giri obbligatori, che i tre giri obbligatori vi danno l'accesso diretto alla gara. Adesso parlando con voi ho fatto un po' di cavolate, pazienza, mi sono un attimo distratto, chiaramente sono un gioco di macchine, bisogna anche curare l'aspetto di tempi e concentrazione. Allora, consiglio, ecco qua, voilà, hanno buttato fuori da dietro e viene nervoso. Allora, frutto in questo caso qui, tanto che siamo in live, così vi faccio vedere tutto, schiacciato Y, lo premo ancora, guardate qua, così vedete, avete il rewind, normalmente è meglio non usarlo, comunque vabbè, tanto se questo non live vi sta mostrando tutte le funzionalità del gioco, così vi faccio vedere anche questa. Allora, quindi se sbagliato volete riprovare e fare la strada diversamente, con Y vi riavvolge un pezzo per volta e tornate indietro dove volete riprendere il gioco. Se volete essere professionisti, allora ray tracing, ragazzi, guardate il cofano della macchina Xbox Series X sulla S, preso così attivo, se non ho letto male, capito male, e vedete che il cofano riflette esattamente le nuvole che abbiamo in cielo, macchina pulita, e quindi si vede esattamente quello che abbiamo davanti. Allora, vedo che Tekken si è collegato, ciao Tekken, benvenuto in live, buonanotte, io carissimo Nico, che mi supporti sempre, che siamo bellissimi serati di chiacchierare sulle nostre bellissime Xbox. Abbiamo giocato per una settimana Tekken a Starfield, lui è molto più avanti me, no, no. E hai già fatto un giro o non ti hai ancora messo il naso? Ok, allora domanda pratica, visto che anche lui l'ha provato, come ti è sembrato in live su internet, due prime impressioni a caldo, visto che hai giocato tutti i precedenti? Certo, certo, avevo potuto sentire le tue impressioni. No, in RT, adesso non mi ricordo più, c'è una modalità performance RT, che è RT. Infatti se vedi su... Esatto, infatti se vedi sul cofano della macchina abbiamo... Ho letto che penso di aver capito che su serie S... Non sono disponibili. Presumo di aver capito dai vari post che leggo su internet. Poi, ragazzi, come tutte le cose bisogna approfondire e metterci il naso, perché scritto internet è un bel mondo, porta tante cose, ma anche non sempre tutto quello che c'è scritto sono poi cose. Allora, ecco qua, fine delle prove, vedete, quando si arriva alla fine delle prove vi dà un livello auto. In basso vedete che allora a sinistra spuntate i tre giri, ho dato il bonus perché ho fatto il giro tempi adeguati. Adesso io premo la crocetta a destra e mi apre la parte, ecco qua che arriviamo con la nostra macchina. Ma hai provato quindi soltanto le macchine quelle standard che ti dà all'inizio, quelle tre che ti propone, giusto? Ah, ok. Allora andiamo giù, almeno 15-16, ragazzi, spostiamoci un po', alziamo il livello. Quella cosa che avete visto che ho spostato avanti praticamente vi dà la possibilità di alzare il livello di gioco, farlo diventare più difficile. E quello che ho detto prima, non so se hai fatto in tempo a sentire, mi sarei solo aspettato un attimino, aspetta perché mi è arrivato un messaggio da... Abbassa audio gioco, mi sa che c'è sotto anche il depo. Abbassa audio... Ah, ciao Depo, scusami, non ti ho visto online, ma... E come faccio adesso a passare al livello del gioco? Vediamo un po'. Da dove? Hai un'idea? Mi senti? Dove vado?
Sotto Discord sarà? Opzioni. Audio microfono disattivato, nessun suono. Passa chat di gioco. Passa chat di gioco, dai. Passa chat di gioco. L'ho messo così può parlare anche lui. Ah, impostazioni audio, ok. No, volume cuffie, monitoraggio microfono. Ok, mi senti più alto, più basso? Adesso? L'ho abbassato un filo. Boh. Prova a parlare. Mi senti ancora? Ci sei? Zero? Non va assolutissimamente bene, porca miseria. Adesso mi senti? Mi senti? Prima è andato via, però ti ho chiesto mi senti 30 secondi fa, non ha risposto nessuno perché non mi hai sentito, vero? Perché stavo mettendo attiva passa la chat di gioco, ma non è quello. Elimina il rumore, riproduci streaming, non lo so, ragazzi. Il tempo comunque non lo vedo online, eh. Ci sono sotto due persone, tre persone adesso. Ok. Va bene, allora. Facciamo un giro assieme, ragazzi. Poi chi avrà voglia, io magari vado avanti a giocare un pochino. Un attimino solo. Devo mandare un messaggio. Oh mamma, stavo mandando un messaggio. Acceleriamo, si parte, ragazzi. Voilà. Allora, la golf nuova c'è, che è lì davanti, ma sotto le golf è andata. Tempo, prova a parlare, non so se... Tempo, prova a parlare. C'è lui, è sul Discord, non so come farlo entrare, hai idea? Come facciamo a far parlare Tempo se è sul Discord? D'acqua e hai fatto tempo a vedere quando ho iniziato a partire pioveva, le gocce d'acqua sul cofano le ha fatte vedere. Sì. C'è una cosa per riguardo quanto adesso ho tirato fuori il discorso scontri che secondo me è un filino troppo accentuato, poi non so se le carte a livello di gioco meno, che se tocchi uno da dietro che la macchina si gira in un secondo, che ecco in queste situazioni qua che la macchina ti fa in questa cosa. Mi è già successo, mi sembra un po' troppo, però col petto, poi non so a livello di gioco meno. Ho notato che di giorno le case laterali, le cose mi sembrano un po' più ricche rispetto al passato. Sono le stelle nel cielo, queste le vedete adesso appena sopra le bandiere, sono le stelle. Adesso non so voi come arrivano, però io sul televisore proprio a capo sono molto. Total time penalty is about a second.
gara poi ci fermiamo così possiamo andare a fuori. Finisco questi tre giri che mancano. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e fateci vedere come se ne pensate. Avete comprato, l'avete già provato, qualsiasi cosa, fateci sapere. Un passone leggermente lungo, però ecco una cosa che sto apprezzo, che il freno è abbastanza ben modulato, quello che voglio dirvi, che insomma nella realtà c'è da schiacciare il freno, ma niente, che dare una ruota, bene, lo sapete, no? Quando guidiamo e non schiacciando proprio fondo la levetta del freno, questa cosa è abbastanza bella. Forse tu hai avuto lo stesso feedback, che impressione ti ha dato? Normali, però io ho visto che cambia in base a quando parte la gara. Soprattutto perché infatti ne fate solo una. Hai visto che ho impostato, ho abbassato verso il basso, sono andato al 70% della difficoltà. Capito che se tu ti metti l'ultimo posto è il massimo, proprio difficile, hard, io sono a tre quarti. La roba del genere. Di difficoltà. Ma sì, posso alzarlo ancora un pochino di più. Nei primi giri. Intanto vorrei vedere cosa propone, se è sempre così o. L'unica cosa che ho visto che mi dà leggermente un po' di discorso di diciamo, la scia passiamo, che se tocchi in frenata arrivi leggermente lungo quello davanti, non è che problema che si gira. Questa è l'unica cosa che mi sembra leggermente eccessiva, per carità, cosa così. Comunque ho letto che dovrebbe già arrivare, però ho fatto un giro solo, cioè si è fatto una gara sola, e ho letto che dovrebbe arrivare una patch a giorni, pare che deve uscire la patch. Io fino adesso vi devo dire non ho avuto glitch, cose che mi vanno, ecco, voglio ben capire una cosa, penso di averla capita, i salvataggi, esce sta rotellina che salva in automatico, però se fate la gara chiudete, come è successo con oggi, quando gioco, ho giocato mezz'ora, e poi riprendete, cioè la gara, scusate, se avete visto lo dovete fare, per essere nel dettaglio, tre giri di prova, e poi vi dà l'accesso alla gara, che sto facendo adesso. Se fate tre giri di prova, andate su e spegnete la console, perdete la prova. Questa cosa non l'ho ben inquadrato, se c'è un salva da fare male. Tu hai visto ci sono dei salvataggi? Penso. No, lo so, ma sai, magari ecco che ho fatto la cazzata, ragazzi, perché va bene. Parliamo, siamo in live, sfruttiamo quello che c'è disponibile, dai. Non mi piace riavvolgere perché è contro lo stile di gioco secondo me, però beh, stiamo facendo una live, quindi parlo, faccio e porto la pazienza dietro voi. Non sono concentrato al 100%, diciamo l'80, dai. Bisogna, come sempre, lo dico, lo sapete, facendo i giochi, chiudono le orecchie, per gli altri non è da tenere accelerato al massimo, bisogna frenare. Non è un arcade, diciamo che va verso il simulatore. Non è un simulatore, ma non è proprio arcade. Cerca come in tutti questi giochi, può essere una Gran Turismo, la concorrenza, PlayStation, come volete, a dare un po' più un'impronta, diciamo, di realismo, quello che dovrebbe essere la realtà. Comunque, se vedete sullo sfondo ci sono le tribune, tutte le varie cose, si muove bene, molto bene. Da questo punto di vista molto piaciuto. Da Arena. C'è un aereo che passa sopra di noi, sì. Abbiamo l'elicottero che è appena sopra la pista. Blu sulla destra, tende. Andiamo verso la fine,
palme sono comunque dettagliate, si vede sulla destra, sono belle bandiere che si muovono. Dovrebbe vedere qualcuno su Serie S, sempre un gioco che dicono per qualità inferiore, senza macchina. E non so se va sulla One, forse va. Non so se gira sulla One. Voilà ragazzi, benissimo, adesso vi faccio vedere un pezzettino del replay, lo commettiamo assieme e poi ci fermiamo. Allora, vediamo un po', continua. Vedete, ci ha dato tutto in più. Solita premiazione, dai, con le macchine, fa vedere il dettaglio, qua abbastanza definite. I loti e tutto, va bene, dai. Andiamo avanti, non sto a tediarvi su queste parti qui. Allora qua vedete sono già a livello 6, mi ha dato più 10.000 più, crediti ottenuti 16.000. E allora ricompensa sbloccata, vedete ogni volta che facciamo una gara ci dà delle parti in più. Io, chiaramente il gioco appena iniziato, quindi mi sta dando di tutto, le paraurti, minigonne, il cofano, come ho fatto vedere prima. Vediamo replay e mi raccomando, allora ragazzi, adesso vi faccio vedere com'è il replay, se siete saltati avanti dietro il video, magari avete già visto quando è stato trasmettere. Questo video comunque è il replay, che comunque è sempre una bella cosa da vedere. Sui dettagli vedete il ray tracing attivo, avete visto che sono iniziato, in alcuni punti si vedono i riflessi così di quello che ci c'è qua. Gara notturna, piccola scrutellata, mi finta pensare una cosa, che non sia stato un discorso di licenza, che magari voglio vedere se Audi, ah, mi sembra strano che ci sia ancora un modello vecchio, vorrei vedere BMW e Mercedes, che coordinano con esso, le Volkswagen nei modelli nuovi ci sono. E anche ho visto Toyota, Honda, qualcosa c'è. Le Renault, te che tu che sei proprietario, fan, tu hai visto i problemi. No, se ti dico se hai visto modelli nuovi delle macchine. Le golf nuove ci sono. Per quello che mi viene il dubbio, voglio vedere se il discorso di licenza su che ricordano fare. Adesso una Mini non mi sembra l'ultimissimo modello, questa è una John Cooper Works, cosa fanno dietro quei fanali, bandiera inglese, tutto dipende. A vedere un attimo sul dettaglio, mi sembra un ultimo modello, però di Cooper Works ne sono direttamente pochi. La conosco così bene, diciamo che in giro per strada vedete spesso, immagino, sono commentate sotto se sbaglio, guardate qui che incartata lunga, ci siamo spinti e appoggiati in vicenda con la Ford. Per noi ci sono tutte le Cooper, le Cooper S, sono Cooper Wars, che amanti di macchine extreme, custom, la fabbrica, con prezzi e tutto quanto concerne questi modelli particolari, poi anche la produzione e tutto il resto, da sopperire dopo l'acquisto, che non è solo l'acquisto. Va bene ragazzi, allora, pezzettino di live ve l'abbiamo fatto vedere.
spero vi sia piaciuta. Ringrazio te che mi ha supportato come sempre sotto la live. Lascio 30 secondi a dire quello che vuole, poi ci chiudiamo. Mi raccomando, iscrivetevi per vedere altre live di Forza Motorsport. Il prossimo giorno vediamo di organizzarle, magari se si potrà giocare tutti insieme. Adesso cercheremo di capire anche quello che si fa, magari si può, speriamo di sì, e vediamo un attimo. Va bene, lascio parola tecnica e poi ci sentiamo. Bene ragazzi, allora io e te che vi salutiamo, ciao Depo che ho visto sotto che ha visto un pezzo di live, sicuramente mi ha arrivato un messaggio. La prossima volta ci organizziamo meglio, così facciamo entrare anche lui come dicevamo l'anno scorso nella live a parlare. Adesso mi sa che ho sbagliato qualcosa perché non l'ho sentito, mi sono arrivati però messaggi sul telefono. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima da me e da Tecno. Ciao a tutti. Un attimo che chiudo, eh. Cavolo si fa.